Benvenuti a tutti i nostri spettatori a questa nuova puntata di Come Don Chisciotte incontra, il format di Come Don Chisciotte in onda ogni mercoledì. Abbiamo ospite oggi, un piacere averlo di nuovo, un amico di Come Don Chisciotte, il professore di letteratura italiana Guido Cappelli. Buongiorno Guido. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Mi trovo qui, vedi, nel mio studio Massimo, nel mio studio universitario. Dopo tanto tempo abbiamo ripreso da un poco un minimo di normalità e si rifletteva prima, mi sembra un buon modo di un buon viatico per il nostro per la nostra conversazione. Si rifletteva prima sulle divisioni, sulle rotture, sulle amarezze che in tanti luoghi di lavoro ha portato questa distopia, questa emergenza imposta che ci hanno imposto, e come invece ci sono dei microclimi, delle situazioni di affettività, di umanità, in cui anche appunto soltanto fra colleghi si ricrea un'umanità, si ricrea un clima di allegria, addirittura di simpatia, di armonia, e questo è quello che capita a me. Insomma, io mi trovo nel nostro studio di letteratura italiana come un appartamentino, sono vari studioli, e in un rapporto molto molto gradevole con i miei colleghi. Quindi, qui non ci sono differenze, non ci sono litigi, non ci sono diffidenze e paure, tutta invece insieme, e questo è, diciamo, un buon viatico per la nostra conversazione. Dopo mesi e mesi di battaglia, quando una persona si mostra poi per quello che è nella sua essenza più vera, più pura, più genuina, è bello sapere che i legami si stringono piuttosto che allontanarsi, come invece magari vorrebbero i nostri potenti al potere. Allora, giustamente parlavi di queste divisioni, di questa distopia che per 2 anni ha caratterizzato le nostre vite, e oggi poi ci troviamo ad affrontare una nuova distopia, che è questo riassetto geopolitico provocato dalla guerra in Russia, uno sconvolgimento storico che forse mai nella storia è stato così veloce. Tu, da professore che hai studiato il passato, magari puoi raccontarci come cambiano i processi nel corso del tempo e come si trasformano anche poi le persone in questi momenti storici così, così particolari. Come leggi tu la situazione a livello geopolitico? Come leggo la situazione? La situazione è naturalmente complessa. Tu hai poi messo l'accento su una cosa particolare, cioè su un aspetto particolare che è la rapidità, l'accelerazione della storia, che è molto lenta. E io parlo anche a fianco a questa accelerazione, anche la globalizzazione. C'è anche una globalizzazione della guerra, c'è anche una globalizzazione dei conflitti, non c'è soltanto la globalizzazione, come dicevamo ieri in uno dei nostri incontri. In sé la globalizzazione non è un fenomeno sbagliato o negativo, è un fenomeno storico, un fenomeno umano. Gli esseri umani hanno sempre cercato di interfacciarsi e di mettere in comunicazione culture e popoli. Il problema è, come dicevamo noi, il globalismo, diciamo così. Il globalismo è l'ideologia che sta dietro l'idea di una certa omologazione, una certa uniformità in senso tecnocratico, fondamentalmente, dell'umanità in generale. Ora, io credo che questo tipo di guerre adesso, diciamo 2.0, moderne, e questa in particolare che ne è l'espressione apicale, se vogliamo, la più evidente e pericolosa in questo momento, sono una forma di globalismo bellico, diciamo così. Cioè, nessuno può chiamarsi fuori. E noi dobbiamo pensare a Saussure, cioè alle strutture linguistiche. Lui ci ha insegnato che le strutture sono sistemi in cui tutto si tiene. Quindi credere, per esempio, di isolare territori vastissimi, civiltà intere come la Russia, la Cina, perché le sanzioni sono questo, sono un modo di isolare, di fare un cordone sanitario intorno al paese colpito, è semplicemente l'ennesimo delirio dei globalisti. E che infatti, come tale delirio, sta sboccando nella guerra. Nella guerra globale, diciamo così, perché investe veramente tutte le sfere della vita dei singoli cittadini, tutti e ciascuno a vari livelli nel mondo intero. E questo è un fenomeno, secondo me, un portato chiaro del globalismo, diciamo, del delirio
geopolitico delle nostre elite, le quali appunto credono di poter sanzionare gli altri senza che il sistema intero si risenta. Ed è evidente che il sistema intero, questo è quello che banalmente si dice quando si dice che le sanzioni fanno male anche a noi stessi. Non cadiamo nella propaganda, neanche quell'altra, neanche quella dei russi, faranno malissimo anche alla Russia, certamente. Ma in generale, essendo il nostro un sistema integrato, l'umano faranno male a tutti. Ed è questo il terrore che sta provocando il globalismo come ideologia di dominio occidentale. Ecco, a proposito di questo delirio geopolitico di cui tu parlavi, dicevi giustamente che queste sanzioni faranno male anche a noi, così come ovviamente farà male anche alla Russia tutta questa situazione. La Russia che però trova uno sbocco nel suo vicino cinese, mentre noi europei, che forse per troppo tempo siamo stati un po' sugli allori, siamo rimasti sugli allori, consci del fatto che, essendo la civiltà forse più vecchia e più agiata, avremmo continuato ad esserlo anche in futuro, in realtà invece ci troviamo oggi in una crisi anche per quanto riguarda quelli che sono gli approvvigionamenti energetici, con questo gas russo, con questo petrolio, il pagamento in rubli, queste notizie che da settimane sentiamo, poiché dobbiamo assecondare probabilmente quella che è la volontà del nostro più vecchio alleato, che è l'America. Ma la civiltà europea è pronta, secondo te, a questo cambio di paradigma nello stile di vita? Allora, è pronta. Dopo 30, 40, 50 anni di martellamento e di destrutturazione di un'intera cultura, di un'intera civiltà, a tutti i livelli, perché poi appunto si sono scritti e si scriveranno fiumi di inchiostro su questo, perché sono processi che poi sono stati anche burocraticamente guidati. Il processo di Bologna, la ristrutturazione delle università in senso, fra virgolette, rivolto al mercato, perché è semplicemente una ristrutturazione culturale, di identità culturale fortissima, che è stata proprio pianificata nel cosiddetto processo di Bologna, che ha coinvolto tutte le università d'Europa. I cambiamenti nei programmi scolastici, di inserire abilità e competenze da una parte, ma guarda che è una cosa gigantesca, abilità e competenze, quindi valutare il carattere e non le conoscenze di un bambino, sono meccanismi profondissimi, uniti a quelli della germofobia indotta. Sono decenni che noi viviamo in un'ossessione, che è la tipica ossessione dei ricchi vecchi, delle civiltà invecchiate e agiate, incapaci di guardare al futuro, incapaci di trovare le ragioni per continuare a vivere che non siano il continuare a vivere in se stesso. E questi sono meccanismi che in maniera più o meno volontaria vengono imposti alla società. 30-40 anni, banalmente, ve li ricordate i talk show in cui continuamente ci martellavano con i sensori che scoprivano i germi, che se tu metti la mano per appoggiarti in una metropolitana, non so quanti germi, quante resti fecali, quanti pericoli stai provando. Questi sono martellamenti, sono goccia per goccia, che anno dopo anno, trasmissione dopo trasmissione, piccolo shock dopo piccolo shock, ti portano poi a dichiarare la prima pseudo-psico-pandemia H1N1 all'inizio degli anni 2000 e a cominciare a scioccare la popolazione, secondo quella che Naomi Klein ha chiamato ormai il celeberrimo, no? Scopriamo ben poco ormai e abbiamo accelerato la riflessione a tal punto che dopo un anno e mezzo, due anni di riflessioni, ormai è abbastanza tutto chiaro. Infatti il problema, secondo me, si sposta piuttosto su come cercare di ribaltare o frenare questa situazione. Nella tua domanda è implicito questo, perché tu dici l'Europa è pronta a questo grande cambiamento geopolitico. L'Europa è stata, diciamo, ammorbidita a schiaffoni dal globalismo a guida nordamericana a partire dalla seconda guerra mondiale e in particolare negli ultimi 40 anni, cosiddetta rivoluzione neoliberista, quindi di per sé sarebbe pronta. La domanda è vedere se resta ancora qualcosa di vivace, qualcosa di vivo, di forte nelle strutture della civiltà europea per opporsi a questa situazione e cercare di ribaltare questo processo. Questo è il problema, ma pronta dal punto di vista ideologico, antropologico, di evoluzione dei suoi principi morali e politici, lo è come purtroppo, perché soffre l'occupazione militare e politica e culturale della potenza vincitrice della seconda guerra mondiale. Noi non usciamo da quello, noi siamo ancora nella contraddizione geopolitica
a partire dalla seconda guerra mondiale, cioè il fatto che non è mai finita la seconda guerra mondiale nei suoi effetti, che sono l'occupazione territoriale degli sconfitti. E se andate a vedere gli sconfitti della seconda guerra mondiale, in particolare Italia e Germania, chi sono? Sono in questo momento il target dell'impensabile, cioè della possibile guerra nucleare scatenata, che scatenerebbe la Russia una volta che si vede messa alle strette nella propria sopravvivenza. Quindi doppiamente folle la follia delle nostre elite deliranti, perché credono di poter isolare non un paese qualunque. Io all'inizio lo dicevo quasi scherzando, dico questi vogliono far passare Putin per Saddam Hussein e non hanno capito che la Russia non è mica l'Iraq e non hanno capito, tu hai capito che noi diciamo non hanno capito, questi rappresentano che sono i grandi strateghi geopolitici, l'elite politica mondiale, che si permette di chiamare macellaio il capo della maggiore potenza nucleare, perché dal punto di vista nucleare la Russia è superiore. Quindi, prima di tutto, io lo dico sempre, non entriamo neanche nelle ragioni, ha ragione quello, ha ragione quell'altro, molte cose ci sfuggono. Prima di tutto, quello che ci deve far tremare strutturalmente è il fatto che siamo palesemente in mano a delle elite di scriteriati. Sono gli scriteriati, sono i fanatici, sono gli hooligans. Che ragionano come tali. Questo è il problema che noi abbiamo. Noi siamo nelle mani, noi abbiamo un pericolo mortale, grazie, e proprio per questo motivo. A proposito di humanitas e di piacere, nell'università il mio collega, lo voglio dire qui in intervista, mi ha portato il caffè che io sorbirò con voi, alla salute della letteratura italiana dell'università orientale, in cui si vive un clima di grande amicizia. Alla faccia del transumanismo, potremmo dire. Alla Esatto. faccia della Il caffè alla dittatura. faccia del transumanismo. Diciamo Ecco perché infatti. così, il rapporto fra transumano e perché quando io parlo di delirio dell'elite, è proprio quello, è il transumanismo, quello è il delirio. Sono i miti, no? La loro li va bene. È l'idea, noi l'abbiamo immaginato, la civiltà occidentale ha immaginato la hubris umana e c'è un rapporto diretto, cioè elite transumaniste ci portano al disastro geopolitico. Ecco, a proposito di transumanesimo, giustamente tu parlavi di questa società che è stata volutamente trasformata in una società asettica, in una società distanziata, in una società impaurita, proprio per allontanare prima di tutto i corpi, oltre che le menti, e proiettarci in quella rivoluzione digitale a cui aspirano le elite. Questa però è una condizione che noi ritroviamo tanto diciamo nell'Occidente, nel nostro Occidente, quindi a guida americana, tanto in Cina, che ovviamente viene presa quasi a modello per quanto riguarda il controllo sociale da parte dello Stato e lo sviluppo di nuove tecnologie. Allora, un tuo commento sul mondo di domani, nel senso su come queste elite vorrebbero trasformare il mondo? È un mondo completamente controllato, ma di una instabilità e di un'aggressività enorme, perché naturalmente i controllati sempre meno vorranno prestarsi a essere controllati. E quindi innanzitutto è questo, ed è un mondo. Hai detto molto bene, hai evocato la Cina. Ora, la cosa è complessissima, nessuno ha la palla di cristallo, io non sono un geopolitico, anche se mi interesso molto da tanti anni di queste cose, però sono stato in Cina più di una volta. Non da turista, diciamo, quindi non posso dire di conoscere, posso dire insomma di aver odorato, annusato insomma, un po' quel clima che tira, parlato con alcune delle loro classi dirigenti, delle elite, vedere un po' come si posizionano nel mondo. Quindi non entrerò nel dettaglio, ma non c'è dubbio che tutto quello che sta succedendo è condizionato dal grande conflitto fra gli Stati Uniti, cioè l'impero morente, ma attenzione perché gli imperi morenti non vuol dire che domani mattina muore. La morte degli imperi dura un secolo, 2 secoli. La storia, ieri c'è stata una nostra brava, valente collega, amica, in una tavola rotonda, ha detto la storia procede diritta, non c'è errore maggiore. Non l'ho voluto dire perché appunto poi non mi piace fare il professorino nelle cose, ma non c'è errore maggiore. La storia procede per meandri, per contraddizioni, per fili attorcigliati, questa è la storia. Beh, soltanto la nostra mente manualistica, diciamo protocollare, puoi pensare che va diritta, quindi è tutto estremamente complesso, però c'è certamente una chiave di volta, un filo conduttore. Il filo conduttore della nostra storia presente, attuale, è questo grande scontro geopolitico e anche di civiltà fra l'impero morente e
e l'impero emergente, fra gli Stati Uniti e la Cina, con tutto quello che c'è intorno alla sfera di influenza. Anche quello della Russia e dell'Ucraina è un epifenomeno, è una parte di questo grande conflitto. Allora tu dici, ma che cosa c'entra questo con il controllo? Io credo che al di là, quello che noi non possiamo sapere è qual è lo stato dei due contendenti, come stanno realmente le cose sul campo, che tipo di strategie globali stanno facendo, noi non lo vediamo. Quello che vediamo, perché lo vediamo su di noi, dagli effetti li giudicherai, no? Le cose si giudicano all'effetto che producono, quello che vediamo è che un pezzo fondamentale della strategia bellica ibrida, diciamo, di questa guerra su tanti fronti, da quello economico appunto a quello sanitario, a quello poi qualche volta appunto cadono proprio poi nella guerra vera e propria, proprio nella guerra guerreggiata, tutto questo implica la decisione da parte dei due imperi di controllare e irrigimentare le proprie popolazioni. In questo senso torna vero, moltiplicato per mille, il detto di Marx, proletari di tutto il mondo, cioè l'idea che ci sono in questo caso applicato proprio ai cittadini, non ai proletari, alle classi medie. Abbiamo infatti degli interessi comuni, noi alla classe media cinese e qualunque altro cittadino del mondo, l'interesse comune, o meglio il pericolo comune che stiamo correndo in questo momento, l'interesse sarebbe evitare questo pericolo, è il controllo assoluto, perché è palese che le nostre elite ritengono, magari anche in buona fede, guardate, io ho più paura della buona fede che della mala fede, anche in buona fede ritengono che lo scenario di conflitto acutissimo per la sopravvivenza di ciascuno dei due imperi, avendo noi abbandonato ormai l'idea di un vero e proprio globalismo sano, cioè economico, commerciale, regolato, loro ritengono che questi due imperi non possano sopravvivere, che il rispettivo impero non possa sopravvivere senza una prima mossa fondamentale, che è il controllo capillare, fisico, singolarizzato delle proprie popolazioni. Secondo me questo spiega per esempio gli isolamenti di Shanghai. Io non credo che loro vogliano sadicamente fare male al proprio popolo, ma non esitano a provocare dolore, follia, sofferenza, come hanno fatto l'elite occidentale qua negli ultimi due anni, sulla scorta, sull'altare di questo progresso, di questa guerra geopolitica che stanno vivendo. Noi siamo le prime vittime, il controllo capillare delle vite degli individui è la prima vittima dello scontro fra le elite in atto in questo momento. Io non sono affatto ammiratore della Cina, o meglio, in tempo di pace sono stato ammiratore della grandezza di questo paese, la grandezza in tutti i sensi di questo paese, ma credo che le elite cinesi abbiano un atteggiamento verso il proprio popolo non dissimile da quello dell'elite occidentale verso i propri. Assolutamente, assolutamente, anche perché diciamo il mondo che tu hai immaginato mi ricorda tanto questi grandi blocchi geopolitici descritti da Orwell in perenne guerra tra di loro, giusto appunto per controllare poi in realtà le popolazioni stesse. E infatti sembra quasi che ci stiano portando i nostri leader occidentali verso quella che è un'economia di guerra. Quindi abbiamo già visto Draghi andare in televisione e parlare di razionamenti, stiamo vedendo la necessità dei nostri politici, ma in generale dei politici europei, di cercare nuove forme di approvvigionamento nel momento in cui la Russia sarà costretta a chiudere i rubinetti a causa delle sanzioni. Allora, parlando dell'Italia, come vedi insomma questo governo Draghi con questo Parlamento delegittimato e cosa ti aspetti nei prossimi mesi? Allora, innanzitutto devo rivolgerti un elogio, perché vedo che effettivamente diventi un giornalista sempre più competente. Grazie. Perché io credo che effettivamente uno dei grandi problemi che abbiamo è il giornalismo dalla testa vuota, cioè di gente che tecnicamente è bravissima e abilissima, però che non ha una visione del mondo, non ha un'idea. Invece io vedo che a te ti sorregge una visione del mondo, quindi la domanda è sempre molto pertinente, è sempre molto interessante. Perché poi andiamo infatti per gradi, stiamo andando sempre più dall'universale al particolare, vedo, ed è un modo di procedere infatti razionale. È l'Italia condivide la sorte distopica del resto dell'Europa occidentale, e sappiamo tutti, infatti appunto, vedi, ripetiamo, però ormai ci sono pezzi interi che dobbiamo riportare da una conversazione all'altra, perché sono dati di fatto,
L'Italia è il laboratorio, l'Italia è una delle teste di ponte principali, delle punte di diamante di questo tentativo di rimodellamento e ristrutturazione o reset, come lo chiamano loro, dell'umano, diciamo, e quindi delle società, delle strutture. E quindi condivide questa sorte e la condivide in una maniera accentuata molto forte. Ma c'è un di più. C'è un di più che ci rende particolarmente amara questa situazione e particolarmente dolorosa. Perché l'Italia non è un qualunque paese occidentale, l'Italia è il paese che ha inventato la diplomazia. Noi siamo gli inventori di un'arte, ormai da 500-600 anni, noi abbiamo inventato l'ambasciatore residente, è insito nella politica italiana l'idea di dialogo. Va bene? Ed è un peccato che le nostre elite poche volte siano state capaci di esercitare questa indipendenza nella nostra storia. Lo è stato durante quella cosiddetta Prima Repubblica, quando il margine, senza dubbio circoscritto, di autonomia veniva però sfruttato fino in fondo. E quindi tu vedevi i nostri ministri democristiani, tanto vituperati, parlare da tu a tu con i leader arabi, con i leader sudamericani, e poi mediare, poi andare in Unione Sovietica, nella loro Unione Sovietica, per, diciamo, funzionare anche un po' come ago della bilancia, come calmieratore geopolitico. E l'abbiamo fatto con un ruolo dignitoso. La portaerei del Mediterraneo non era solo la portaerei del Mediterraneo, era anche un'appendice peninsulare centrale del Mediterraneo e dell'Europa che funzionava da regolatore fra nord e sud, fra oriente e occidente, moltissimo. Pensate alla presenza che noi abbiamo acquisito in Libia, cioè noi eravamo potenza coloniale e nonostante potenza coloniale siamo stati, abbiamo mantenuto rapporti poi invece cacciati dalla Libia, dalla guerra, ma abbiamo mantenuto rapporti ottimi fino a quando fino al punto che l'ENI era diventata l'impresa principale lì. E questa parabola della Libia ci può far capire che brutta sorte abbiamo corso, perché in politica estera le nostre elite completamente usurpatrici, completamente, che hanno completamente voltato le spalle, mi viene la parola vendute, ma non mi piace, perché non è esattamente questo, è che non credono nel ruolo dell'Italia, hanno deciso che per far sopravvivere, secondo loro, il paese, bisogna farlo sopravvivere su una sedia a rotelle, dimezzato, zoppo, che fecero? Seguirono pedissequamente la guerra di Libia, che era una guerra francese. Nella guerra i francesi hanno sostituito la loro Total alla nostra Eni. E così noi abbiamo perso dignità e sfera di influenza allo stesso tempo. Questo quindi è particolarmente triste, il fatto che l'Italia sia stata affidata, perché è stata affidata dal globalismo internazionale. I primi ministri ce li scelgono a Bruxelles e a Davos, questa è la realtà. E più gridano complotto, 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 più gridano così e più dimostrano che è vero. Ho sentito ieri l'ennesima sparata di uno di questi giornalistucoli, questo Parenzo, il quale infatti ne è un esempio chiarissimo, no? Questo sì, perché è il vuoto assoluto, non c'è mai un'argomentazione. Cioè il grido in varie versioni: complotto, 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 complotto. Hai capito? Questo è il Parenzo, complotto, complotto. Si arrabbia, vede Orsini e non sa rispondere a Orsini. Che deve rispondere Parenzo che è semi-analfabeta? Allora che cosa fa? Si mette a gridare, siete dei complottisti, altro che complottisti. Noi stiamo constatando il fatto con dati storici alla mano, a cominciare dal golpe, fra virgolette, contro Berlusconi, certamente non un santo della mia devozione, però altro è non apprezzare il personaggio politico, altro è notare che effettivamente quest'uomo non è stato rimosso dal popolo italiano, è stato rimosso dalle elite di Bruxelles e di Davos. Per liquidare il paese e da lì noi non stiamo più uscendo, sono tutti così, sono tutti scelti. Si diceva tanto e si prendevano in giro, dice il ministro degli interni italiano dal 48 in poi, è scelto sempre dagli americani, cioè deve essere gradito agli americani, sempre, lo devi dire prima, quindi noi siamo a sovranità limitatissima, questo lo sappiamo, perfino un giornalaccio globalista come Repubblica, quando ancora aveva una parvenza di dignità, scriveva che eravamo una provincia dell'impero. Beh, adesso non dice più, adesso ci deve convincere a diventare bravi schiavi. Pagato per questo, esiste per questo. Però perfino loro, e beh, pensate quale abisso abbiamo percorso. Se ci lamentavamo prima che il ministro degli interni dovesse
gradito agli americani, adesso direttamente non gli americani in sé come nazione, ma proprio il globalismo internazionale sceglie i nostri governi, fa sopravvivere i nostri governi, ma noi ci dobbiamo rendere conto, guardate, che noi non abbiamo più alcuna possibilità, l'intera Europa occidentale, di autonomia politica, perché siamo soggetti, andiamo a prendere i soldi per far vivere il nostro Stato, non al debito interno nostro creando moneta, ma andando a chiedere a mercati privati, che quindi hanno acquisito una potenza politica gigantesca, perché è dal loro prestito che dipendono le due politiche. Non so se mi spiego, cioè questa è una cosa che viene ripetuta, lo spread, noi ripetiamo le parole così. E non andiamo a vedere che cosa significano. Cioè, lo spread significa che tu non hai nessuna autonomia politica per poter fare nessuna politica, per esempio, di benessere sociale. Perché i soldi con cui lo fai sono quelli dei tuoi nemici. Infatti, non per niente abbiamo assistito negli ultimi anni anche poi all'introduzione e alla costituzione del famoso pareggio di bilancio. E oggi siamo di fronte al piano di resilienza nazionale che appunto prevede questi soldi che arrivano dai mercati europei che poi andranno ovviamente restituiti a quei mercati e probabilmente quindi non garantiranno all'Italia di poter investire in quelle infrastrutture che invece dovrebbero fare grande un paese. Rimaniamo sull'analisi politica, però questa volta guardiamo l'altra faccia della medaglia, perché ovviamente in un momento di crisi generale come quello che abbiamo vissuto in questi anni, fortunatamente si sono sviluppate in tutta Europa, ma noi da italiani commentiamo quelle italiane, una serie di realtà che cercano di proporre un'alternativa, una forza diversa, un'analisi diversa di quello che è il mondo che esiste e che vorremmo creare tutti quanti insieme. Allora, parliamo un po' in generale delle varie realtà politiche che sono nate in questi 2 anni e poi magari scendiamo nello specifico. Guarda, la buona notizia è che questa situazione ha messo in luce ormai definitivamente l'inesistenza di un'opposizione politica istituzionale parlamentare in Italia, ma proprio l'inesistenza. Possiamo fare singoli nomi, diciamo come eccezioni, magari il gruppo di Alternativa c'è in Parlamento, ma sono gruppi appunto ancora spariti, lo Cabras lo sa meglio di noi, che da solo non va da nessuna parte. E la cattiva notizia è proprio questa, è che troppi in questo fervore, in questo brulicare di iniziative, di risveglio politico di una minoranza sempre più corposa che loro cercano, il potere cerca di nascondere e di oscurare, e quindi molti hanno la sensazione che non c'è niente ancora ora, e invece c'è tantissimo, però la cattiva notizia è che in questo brulicare ci sono troppi capetti federatori, troppi federatori degli altri, con un vecchio metodo, che è il metodo di preparare un documento palesemente condivisibile perché generico, completamente generico, e presentarlo agli altri, diciamo, venite a sottoscrivere. Allora tu ti poni come il grande federatore. Questa è una pessima notizia. È una pessima notizia. Ogni volta che si parla con i gruppetti, i vari gruppi, diciamo che della galassia, della costellazione No Green Pass, se vogliamo dire, o semplicemente di opposizione costituzionale al regime di deriva autoritaria, ogni volta che si parla, la prima cosa che ti dicono è ognuno di loro è quanto è organizzato. E io dico, sta mostrando i muscoletti. Oggi non sono di umore, Massimo, quindi infatti ho cominciato a pensare che dobbiamo cominciare a dire pane, pane e vino al vino. E che se questo deve significare che non si riesce a coagulare una unità, vuol dire che non siamo stati all'altezza della storia, nessuno di noi, che dobbiamo fare? Però neanche si può fare finta volemose bene, perché non è, poi ci sono troppi federatori, a cominciare da Paragone, a cominciare da Grimaldi, poi ti racconterò più avanti, quando lo riterrò opportuno, la mia conversazione con Enrico Grimaldi, completamente surreale. Vabbè, poi ci sono troppi federatori, troppi che gabellano la voglia di unità per voglia di dirigere il processo. E non si sa quale processo e dirigere che cosa, se noi per il momento ancora non si ha un'entità politica riconoscibile. Quindi la buona notizia è che siamo in tanti, ci sono tanti gruppi, c'è un risveglio straordinario che sarebbe stato impensabile senza l'accelerazione brutale. Quando mi dicono, no, ma tutto prima della pandemia anche c'erano, certo che c'erano tutti gli ingredienti, mica le cose nascono da un momento all'altro, è ovvio.
Però è altrettanto vero che senza la pandemia tutto questo non si scatenava nei termini in cui si è scatenato. Prima della pandemia nessuno pensava che per entrare in un posto di lavoro, pena la morte civile, dovevi esibire un codice QR. Scusate, mi fa morire quando dico ciò. Ma prima della pandemia già ti controllavano. Sì, vabbè, ma non dovevi mica esibire un codice QR per lavorare, sai? Non dovevi mica farti un trattamento sanitario obbligatorio per andare in vacanza in Provenza. C'è poco da fare, quindi certo che la pandemia invece è stato uno strumento politico fortissimo, creato come tale, a partire da dati medici che probabilmente non sapremo mai, ma che sinceramente senza essere un medico mi sembrano, diciamo, perfettamente assimilabili a quella della normale influenza stagionale, che la potenza mediatica che il globalismo ha acquisito può facilmente trasformare nella peste. Se tu ci pensi, noi abbiamo grottescamente trattato come peste qualcosa che era poco più o poco meno che un'influenza. Cioè, i provvedimenti che hanno fatto nella storia, io sono uno storico, io ho fatto progetti di ricerca sulla storia dell'epidemia. E quindi, ho posto lì, il lockdown nasce nel 500, se no addirittura prima. Sono 100 anni, che, cioè 500 anni che gli stati fanno questo, in presenza di che cosa? Intanto molto meno limitato, molto più limitato, molto meno intenso. Ma comunque in presenza di che cosa? In presenza della peste, cioè di una malattia che ha una mortalità di 9 su 10. Globalmente sulla popolazione, tra il 30 e il 50% della popolazione, loro sapevano che ogni volta che arrivava un caso di peste, la loro popolazione scendeva quasi della metà. E quindi naturalmente ritenevano, limitandolo, perché erano limitati a una settimana per legge da tutte le parti. Vabbè, però ritenevano di dover fare sanificazioni, chiusure, di chiudere le cose. Poi abbiamo studiato che hanno associato la peste con la povertà, che c'erano tutte idee morali dietro. Questa è un'altra questione che però ci interessa, perché loro hanno trattato come peste, dunque noi come appestati, e tradizionalmente l'appestato è un individuo inferiore, storicamente. C'è una unione fra povertà e peste, nella statistica, nella mentalità, nel diritto, e nel corso dei secoli, capito? Allora, noi siamo al grottesco, come diceva quel grande filosofo, dopo la tragedia la ripetiamo in farsa, la nostra è un'atroce e tragica farsa nella quale noi simuliamo, mimiamo un'epidemia di peste data all'influenza. Venite a Shanghai perché non è che è diverso da noi, è soltanto più intenso. Che stanno facendo lì? 7 casi, 7 morti fra i 60 e i 101 anni, cioè niente, statisticamente niente, zero. Non ha niente, in quel giorno a Shanghai saranno morti di tifo, di polmonite, di epatite virale, 10 volte più persone. Sono 26 milioni di abitanti provenienti da mezzo mondo. E ti chiudo completamente a zero. Non puoi uscire di casa, anche se hai fame, anche se stai morendo di fame. Pensate alla farsa. Io ti devo salvare la vita e ti faccio morire di fame o di pazzia. È bellissimo. Aver dato tutto il potere a pseudosanitari, a tecnosanitari deliranti che non hanno nessun contrappeso. E ci vorrebbero i contrappesi, ci vuole un comitato tecnico-scientifico-medico, ma ci vorrebbe un comitato tecnico-scientifico di filosofi, di psicologi, di economisti, ognuno dei quali dovrebbe aver poter dire, aver da dire, no? Su quello che dicono gli altri. Allora io faccio il lockdown, io medico propongo il lockdown, arriva il comitato di psicologi e dice attenzione, non si può fare. È possibile, bisogna limitarlo perché le menti altrimenti se impazziscono. Vabbè, propongo la vaccinazione obbligatoria, arriva il comitato di filosofi e dice no, perché esiste una cosa che l'Occidente ha scoperto che si chiama autodeterminazione, quindi questo è un limite a te. È così che dovrebbe funzionare. Se non ha funzionato così, chiediamoci perché non ha funzionato così. Perché? Perché abbiamo dato il potere agli scienziati? No, perché la politica ha deciso di prendere la sanità, prendere la medicina e usarla come un'arma. Guido, rimanendo sempre sulle realtà dell'opposizione italiana che sono in questi anni, tu sei tra i fondatori del Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN. Io tempo fa ho avuto anche il piacere di intervistare Ugo Mattei. Allora ti faccio questa domanda secca: perché il CLN ha un progetto che tu reputi essere migliore, diciamo, rispetto alle altre realtà federative di cui tu hai parlato in precedenza? Allora, primo, perché il CLN non è di nessuno. Infatti Mattei è il primo che si arrabbia quando si dice il CLN di Mattei e fa molto bene, perché il CLN è nostro, è del popolo,
e di quelli che l'hanno fondato. E attenzione, il CNN è trasparente. Vai a vedere altre organizzazioni politiche in questo momento del Movimento Green Pass. Chi ha uno statuto pubblicamente consultabile, con i nomi e cognomi e i dati di tutti i fondatori? Chi è, e non solo, ma questi fondatori, quindi il CNN è di tutti nel senso che è uno strumento aperto a tutti, è uno strumento, non è un partito, è uno strumento politico ed è aperto a tutti perché, stanno per cominciare, tu sai bene che a Napoli saremo i primi, il 23 aprile, poi ci sarà la data simbolica, il 25 aprile a Torino, poi a seguire tutte le province italiane, tutti i capoluoghi di regioni italiani. Perché? Perché l'idea è includere con la massima libertà possibile, cioè attraverso assemblee di piazza in cui non ti devi registrare. Quindi è veramente la fiducia nell'uomo, è proprio la fiducia nelle persone. Noi partiamo da una scommessa antropologica, cioè dall'idea che non vanno, che la percentuale di truffatori, arrivisti, gente che si vuole imbucare è talmente piccola da non inficiare un processo di assemblea pubblica generale. Questo è tutte le città italiane. Quindi è un processo in cui ci sono un'organizzazione, in cui ci sono dei fondatori che sono espliciti, che sono limitati da uno statuto preciso che indica precisamente che CNN non è un partito, ma è un'organizzazione politica inclusiva su dei principi chiari, precisi, che sono la libertà di scelta fondamentalmente e lo smontaggio di tutta questa architettura distopica e il ritorno, la rivisitazione più che il ritorno, quindi il ripensamento in positivo della nostra Costituzione. Non è un programma difficile, ma in più è aperto alla partecipazione popolare direttamente dal basso. Le assemblee produrranno dei rappresentanti regionali, che sono appunto in partenza, la prima è sabato prossimo, dei rappresentanti regionali che avranno voce e voto nel Consiglio esecutivo del CNR. A fianco a noi, diciamo, fondatori, su un piano di assoluta parità. Quindi diventerà un consiglio ampio di 35 persone, 20 regioni più una quindicina di membri fondatori, pare 12, 13, non lo ricordo, siamo questi, e questo sarà il nucleo, l'assemblea centrale, continuamente rinnovabile, ogni anno si potranno fare i caucus, sono di 2 anni, e certamente noi andiamo fino al periodo delle elezioni ora, poi dopo le elezioni si rifonderà, insomma, si ricomincerà qualche cosa. Per ora il mandato guarda alla scadenza qua a 1 anno, più o meno. Questo è un motivo molto importante. Esiste uno statuto, esistono le cose chiare, nero su bianco, l'inclusività massima, l'idea che è un comitato. Però ti dico anche un'altra cosa, molto sinceramente, neanche il Comitato di Liberazione Nazionale può aspirare da solo a federare qualcuno. Si chiama Comitato di Liberazione Nazionale non perché abbraccia tutte le forze politiche già ora, ma perché propone un metodo inclusivo, un metodo di inclusione sulla base di pochi ma chiari e ferrei principi. Che c'è un gran bisogno di ferrei principi nel nostro tempo, ma neanche lui da solo dovrà proporre questo metodo agli altri, fare un comitato di liberazione dei comitati di liberazione. Perché io sono convinto che l'unico vero sbocco del movimento di opposizione costituzionale che in questo momento si sta creando in Italia e di tutta questa galassia è disputare il potere nelle istituzioni e quindi andare alle elezioni. E certamente non lo può fare da solo il CLN. Se lo facesse da solo, insieme a altre due o tre entità, a cominciare appunto dai vari paragoni alternativa, sarebbe semplicemente un suicidio politico. Io personalmente non andrei proprio a votare. E sono molto, Certo. lo aggiungo, sono molto preoccupato dall'atteggiamento di questi diciamo, partitini più grandicelli. Io li chiamo i puffi cresciuti. Noi siamo i puffi piccoli, invece i Paragone, la Donato, questi sono i puffi un po' più cresciuti, che credono che di non essere puffi. E mi spaventa molto, te lo dico proprio parresia, che i due più visibili, che sono Paragone e la Donato, non si possono vedere, non tentano un'unione, avrebbero già dovuto stare insieme se tu pensassi veramente che vuoi federare e vuoi sommare. E invece li vedi che si guardano di sottecchi. Perché temono che l'altro prenda quello 0,5 in più che poi gli permette di fare il leggerino di non si sa che cosa. Io sono stanco di questo. Io non ho stravolto la mia vita e esposto come mi sono esposto per seguire le evoluzioni di Paragone e della Donato. Né di chi che sia. Quindi cerchiamo di fare politica dal basso, lo facciamo onestamente,
Io ritengo che infatti il CLN sia quello che più onestamente lo sta facendo, ma ci sono tante altre entità con cui bisogna lavorare, sono molto interessanti, a cominciare da ancora Italia di Toscana, che è una bella realtà, insomma, la stessa alternativa, vanno bene, ma dobbiamo saper parlare fra di noi. Ho apprezzato molto l'appello di Toscana a un'assemblea, a un'assise prima dell'estate di tutti i movimenti e vediamo che succede. Noi siamo disponibilissimi. Giustamente tu dici c'è il rischio di uno scoraggiamento poi da parte dell'elettorato nel momento in cui si arrivasse al 2023 con più partiti che magari sono molto simili se non uguali nei contenuti e nell'opposizione che fanno al sistema, ma che poi non mettendosi d'accordo tra loro disperdono quel voto e c'è il rischio che appunto non si risolva la situazione. Già, No, messaggio devastante. Quanto più i programmi sono simili, tanto più la divisione viene percepita come strumentale. La gente non è scema, noi continuiamo a credere che la gente è scema, la gente non è scema. Poi è manipolabile come vuoi tu, ma c'è una massa critica di persone che le cose si rende conto benissimo e che 2 più 2 lo fa e dice scusate, ma se voi avete il programma uguale, praticamente sovrapponibile al 95%. Perché andate divisi? E la risposta non è difficile, perché volete il potere, perché volete sedervi sulla poltrona più grande e più comoda. E non va bene, non va bene. Noi dobbiamo tornare all'idea di servizium della politica, di Seneca. Va bene, la politica è un servizio, è una forma di servitù che tu devi fare. La poltrona è scomoda. Io non sono venuto qua per avere degli agi, io sono venuto perché sono terrorizzato del futuro dei miei figli. Vengo a soffrire in politica, vengo a dormire per terra a Piazza Nante, come ho fatto l'altro ieri e come farai tu stasera, credo. È chiaro, non per avere la poltrona. Queste non sono belle parole, la gente questo lo sa. Quindi mai, se non ci sarà una sola entità, massimo forse due, io non li vado proprio a votare, io torno a vita privata tranquillamente. certo. Allora chiudiamo con quest'ultima domanda, colgo la palla al balzo. Che cosa si sta muovendo a Napoli in questi giorni? Ah, ma questa è una cosa straordinaria, ma io veramente invito gli ascoltatori, i lettori di Come Don Chisciotte. Qua poi ragazzi leggiamo molto, commentiamo molto e agiamo poco, la maggior parte di noi. Permettetemi questo ditino alzato da professorino di letteratura. Perché infatti leggo spesso i commenti alle cose che scrivo, che gentilmente mi offrite uno spazio. Devo dire con la massima, veramente il più indipendente di tutti siete voi. Ah, non mi fa fare un po' di piaggeria, ma è vero. Perché non Ringrazio. c'è limite, non c'è, hai capito? Neanche il tema. Dici, ma scrivi su qui. Io scrivo, mando a Broggi, all'amico Jacopo, il quale sempre, sempre contento, abbiamo un rapporto fiduciario e si lavora. Poi leggo i commenti alle cose che scrivono, di ogni tipo, i commenti sono tali perché sono vari. Però molte volte poi penso, vabbè, ma invece di criticare o di aggiungere a quello che ti viene, e che cosa sta succedendo a Napoli? Sta succedendo una cosa straordinaria, stiamo facendo la cosiddetta fiaccola per l'umanità. Abbiamo acceso dei lumini, una fiaccola, poi variano, insomma, una cera, un cielo, un lumino, una fiaccola. Io non posso, centro della piazza, poi sotto la piazza, sotto la statua del Padre Dante, quindi una cosa significativa, è una forma di gesto dimostrativo estremo, perché estremo nel senso che 24 ore al giorno per una settimana, quindi è molto forte, anche dormendoci, stiamo dividendo i turni, finora siamo stati fortunati che non ha piovuto, e poi riempiamo la giornata di iniziative, dibattiti, incontri. Domani per esempio c'è un incontro con i popoli, con rappresentanti di tante realtà straniere. In Italia, anche ex europee, verranno anche due persone ucraine che vivono in Italia, che sono impegnate nel sociale, una studentessa anche di questo Ateneo, e a dare delle testimonianze, cioè a fare quello che il mainstream non fa, no? A dare voce a tutti, a dare voce poi soprattutto all'umano. Quando viene il cittadino dello Sri Lanka che sta lavorando qua e viene a raccontare il suo modo di vivere, per esempio in questo momento in Sri Lanka c'è una sorta di guerra civile, quindi il suo modo di sentire la propria patria, il suo sguardo anche su di noi, ci sta insegnando qualcosa e deve parlare liberamente. Questo è partire dall'umano. E tutte queste iniziative culmineranno, fatemelo dire, anche se magari culminano
qualche componente degli organizzatori è stata meno, diciamo, presente nell'organizzazione di questa cosa, ma in realtà culmineranno nel grande caucus, cioè nell'assemblea di piazza. Caucus è una parola che a volte dà fastidio a qualcuno, invece non si può dire che io sia amico degli Stati Uniti d'America, ed è una parola di origine americana, ma in realtà è una parola degli indiani d'America, dei grandi oppressi di quel paese, che indicava l'assemblea degli anziani. Il caucus vuol dire senato, è un senato, è un senato popolare. Quella è la cosa bella, capito? È un senato popolare. Noi immaginiamo i senatori, no, in America sono 100, cioè vuol dire proprio l'elite strettissima, due per ogni stato. Invece noi che cosa immaginiamo? Siamo un senato di piazza, un'assemblea di piazza, in cui il candidato liberamente, basti che ti registri su un format che dura un minuto, sul sito appunto CLN oggi, no? Il Comitato di Liberazione Nazionale, un candidato espone il perché lui vuole essere il rappresentante della propria regione nel Consiglio nazionale, appunto, di cui parlavo prima del CLN, tutto in perfetta trasparenza. Dopodiché le persone, secondo me questo è un dettaglio bellissimo, fisicamente si vanno a raggruppare intorno al candidato. Mi hanno detto, perché non per voto segreto? Perché il voto segreto implica un certo grado di sfiducia, di diffidenza. Invece noi stiamo cercando di proporre l'amicizia, la trasparenza. Quindi possono benissimo essere due o tre candidati, non per questo dobbiamo diventare nemici, scusate. Semplicemente le persone fisicamente vanno ad abbracciare, a guardare negli occhi quello che più lo convince. Ne abbiamo tanto bisogno. Senza che questo significhi che l'altro candidato deve ritenersi. C'è tanto da fare, cioè, ci sono appunto tanti compiti da svolgere. E secondo me è veramente bellissimo, è potenzialmente una cosa straordinaria. Immaginate questi caucus, queste assemblee che si moltiplicano per il paese, dove sempre centinaia di persone, a seconda della realtà, si vanno fisicamente raggruppando dopo aver parlato. Cioè la parola è il tatto, è lo sguardo, è l'affetto, è il massimo della democrazia. È il massimo della democrazia. Io sono orgoglioso, completamente orgoglioso. Non mi nascondo i problemi che ci possono essere, le difficoltà, l'ho detto fino adesso, ma io sono felice, è una gioia, è un orgoglio che Napoli sia non fra i primi, ma la prima. Anche questo è un punto fondamentale del Comitato di Liberazione Nazionale. CLN sa molto bene che si vince moralmente, soprattutto, unendo l'Italia, vertebrando questo paese che c'ha sempre quel non detto di nord e sud. E quindi i primi due caucus, dove sono? Non è un caso. A Napoli e a Torino, ma non a Torino e a Napoli, a Napoli e a Torino. Con tutto che Torino ha già un'esperienza di caucus, poi materie ha fatte a livello cittadino. Ma abbiamo voluto tutto il CLN, che fossimo noi, la grande capitale del Sud. E mi fanno ridere, sinceramente, io ho tanto affetto e tanti amici cosiddetti identitari, quando dicono la bandiera italiana è divisiva, scusate, scusate, abbiamo versato tanto sangue, abbiamo scritto tante pagine, abbiamo invocato tante volte la cacciata dei barbari, non sarò io, con tutto il massimo rispetto per le identità meridionali, sentite il mio accento, sentite la mia affettività per la mia città, però esistono vari gradi di patria e non sarò io a dare il mio cuore ai Borboni che sono una dinastia straniera del globalismo dell'epoca. Va bene? Quindi è bellissima questa vertebrazione del paese, questo tricolore che sconfina nell'azzurro del cielo di Napoli e nel bianco delle Alpi di Torino. Io sono fiero di Torino, sono fiero di Milano. Sono fiero del nostro commendatore che vende componenti per i jet Boeing, va bene? E il commenda milanese. Sono fiero di questo. Questa è l'Italia. E non toglie niente alla mia identità, alla mia pizza, al mio stare insieme, al mio essere napoletano, al mio tifare per il Napoli. Questa è la bellezza del paese. Da qua dobbiamo ripartire. Noi dobbiamo ripartire da questo, dall'orgoglio di essere belli, un bel paese. Anche perché voglio dire, siamo in un mondo in cui gli stati-nazione sono destinati a scomparire se qualcuno non li difende, e poi non ci sarà nessuna barriera tra noi e il globalismo. E quindi, anzi, è importante affermare l'identità, mai come in questo momento. Guido, ti ringrazio per questa intervista, per essere stato nostro ospite. Ringrazio io moltissimo, ti ripeto, veramente un'intervista molto interessante, sai cavare dall'interlocutore le cose. Grazie. E do appuntamento ovviamente a tutti i nostri spettatori al mercoledì sera per le interviste di Come Don Chisciotte incontra. Arrivederci. Arrivederci.